B. Bella G. Ma cosa ne pensi di Bryson che mi vince così lo US Open dandogli a Badile? Oh. Cioè proprio tecnicamente a Badile. Tanto ci facciamo due buchette? Dai, vai, facciamoci quantomeno la seconda buca del Rat Trap. Ok, allora. Allora, Bryson DeChambeau. Raccontiamo un attimo non tanto la vittoria allo US Open che... quello che ci sta dietro, l'idea. Esatto, che è dietro... l'idea che ci sta dietro, molto interessante. Riassumendo velocemente per chi non lo sapesse, intanto ammiriamo lo splendido colpo di Gigi che... cioè Bryson DeChambeau gli illustra le scarpe di solito. E l'idea che c'è dietro al Brysone internazionale è un lavoro enorme... vai, leggi. Un lavoro enorme sul... e quando mi ricapita? Dammi. Tanto gioco con i suoi bastoni perché sono dimenticato a casa la sacca, ma si può. Vabbè. Lavoro enorme sul piano fisico svolto durante il lockdown, quindi sfruttando il fatto che non doveva giocare in quel periodo. Ha fatto quello che hanno fatto tutti, cioè si è messo a panificare. Cioè, non è vero. Ha fatto il suo lievito madre e ha cominciato a mangiare. Tanto come pochi. Sto liscio qua. E ha preso una quantità di massa importante. Benny, caspitina, non l'ho vista. Solito gancettino. Piccolo droetto, è lì a sinistra? Yes. Ah, vista. Allora, quindi ha preso un bel po' di massa, ok? E chiaramente si è messo anche a tirare un po' più forte. Qual è l'idea che sta dietro? Sta dietro una preparazione in modo tale da poter fare uno swing che tra l'altro nel suo caso è molto particolare. Poi magari B ci racconti un pochino come vedi lo swing di Bryson, che a molti non piace. Sai che io lo vedo meno particolare di quello che si pensi. Allora, Mo Norman lo faceva un bel po' di tempo fa. Ma in realtà, ti posso dire? Tanto non è valido che tu stai nella parte alta, che certo. Poi già sono un nano. Il one plane swing eccetera di... è molto più apparente che non sostanziale. Cioè, la butto lì e finisco qua il discorso. Andiamo avanti. Sì. Magari poi ci ritorniamo. Se riesco a tirare più forte e quindi mi porto più avanti dal tee di partenza, ho un vantaggio perché chiaramente giocherò dei ferri o comunque dei colpi più corti verso il green. Più sono corti i colpi che tiro verso il green, più sono facili. Ma soprattutto sono più facili quando sono in una posizione difficile. Esatto. Quindi tiro dal rough e devo tirare un ferro lungo, un ferro 4, un ferro 5 e prendere il green. O devo tirare un wedge, un ferro 9, cambia tutto. Dal fairway, in entrambi i casi, buoni giocatori riescono a tirare all'asta, ovvio più facile da più vicino, chiaramente, ma dal rough fa tanta differenza. Sì, e poi c'è un altro fattore che viene preso in considerazione un po' meno perché quello che fa più show è il drive. Drive sì. For show, putt for money. Abbiamo fatto anche un video. Ma è il fatto che poi quando sei nel rough più avanti, ma sei anche più forte. Hai più cavalleria da dare all'erba. E sei anche più pesante. Quindi è proprio più facile tirar via dagli impicci la palla. Dagli impicci, nel senso proprio che sei impicciata. E quindi, mixato per esempio nel caso dello US Open, con un fairway molto duro che non permetteva anche ai giocatori molto più precisi di mantenere la palla in pista perché scivolava e finiva comunque in rough anche a quelli più precisi, tanto valeva tirargli una roncola, finire nel raffone molto più vicino al green e da lì pedalare. Tra l'altro è vero, la tira forte, è vero, si è allungato, è vero, in valore assoluto è lungo, ma non è che sia così tanto più lungo degli altri. Quello che ha fatto, secondo me molto intelligente, è riuscito ad allungarsi senza stravolgere più di tanto il suo gioco. Quindi non ha perso alla fine il polpastrello, non ha perso il controllo dei ferri al green, non ha perso più di tanto la direzione, anche se di ferri non ne piglia tantissimi. Sì, ma ne hanno presi pochi anche gli altri, esatto, che cercavano di prendere la pista. Quindi alla fine il risultato... non li ha dispersi i colpi. Esatto. Ma ti dico questa cosa. Vedo dei commenti
sotto a Bryson DeChambeau. Vabbè. Ah, diciamo che mi piace perché ha scosso un po' il golf. Tanto, ogni tanto ci vuole. Palla è lì. Andiamo verso la tua, anche se la mia è corta. Però di là, non so dove. Però io, cioè, mi sono appoggiato sul bordo destro perché avevamo il car lì con la tua sacca. Tu invece dovrai fare un chilometro. Ma scusami. Andiamo a prendere il ferro. Allora, l'asta è un po' lunga. Io sono appena prima dei 150. Tirato un appoggetto, io mi gioco un 8, anche perché con i tuoi bastoni non ho idea di come voli. Niente, ferrotto da partire di 160. Ma no, perché tu hai scelto il 7 a caso, non sai neanche, si vede, si intravede nel raffotto. Spugnotto io invece, allora scendo di 1-8 perché il 6 mi sembrava troppo. Così, cioè, è scientifico come abbiamo scelto i bastoni. Va, tornando al mitico Bryson, ha scosso le acque. Sì, a me questa cosa mi piace, ogni tanto serve, perché il golf è bellissimo, noi lo amiamo, insomma, se siete qui a guardarci dopo ormai credo almeno 5 minuti di video probabilmente lo amate moltissimo anche voi, però a volte diventa un po' monotono e anche il gioco dei professionisti, per esempio a me non piace tanto vedere le gare del tour perché tutto sommato è monotono. Su alcune gare, alcuni campi soprattutto, alcuni tornei inizia a diventare un po', e ti dirò, non aiutati dalla regia. Sì. Sta migliorando tantissimo, tantissimo, passi sì. Da gigante clamorosi, ma ancora c'è del lavoro a fare per rendere un po' più spettacolare. Sì. Spettacolare. E insomma, quindi il succo è che ha un po' mosso gli animi, a me piace poi leggere sotto nei commenti un po', intanto tutto questo perché non stiamo andando a tirare, perché c'è due con il car veloci dietro e li facciamo passare giustamente. Giusto, giusto. Comunque, no, mi piace che si sia messo un po' questo golf un po' più moderno, passami il termine, in discussione, perché il golf secondo me ha come plus di essere bello, è proprio da signori, ok? Nell'accezione e nella mente delle persone c'è questa cosa, e all'inizio è quello che non fa avvicinare tante persone, ma poi quando diventi golfista spesso e volentieri lo fai tuo, anche se magari non è, cioè per esempio noi siamo un po' grezzi, però tutto molto sommato grezzi. Per esempio anche tutta la modifica delle nuove regole hanno tolto un po' di eleganza, abbiamo anche di questo fatto già un video, ecco, quindi lui in qualche modo ha tolto eleganza al gesto, cioè Rory è più figo, c'è cacchio da fare, è più bello da vedere, è più armonico e probabilmente anche non troppo meno incisivo, ecco. E anche non troppo meno fisicato. No, esatto, anzi, lo fa in un modo un po' diverso. Lui è arrivato e ha messo sul tavolo un sacco di roba da mangiare. Lui ha messo sul tavolo la forza brutta. Esatto, la forza brutta, come la chiamo io. Ha detto, buttiamoci dentro della forza brutta e vediamo che cosa succede. Tutto in maniera molto razionale. Beh, lui è uno scientifico proprio per definizione. E effettivamente ad oggi sta pagando questa cosa. Bisogna un po' vedere fin dove riesce ad arrivare, perché secondo me fisicamente deve essere veramente stressante. Sì, cioè, ma una volta che arrivi a vincere uno US Open. Ah, cioè, tu dici, cioè, ciao. Sei arrivato. Poi da lì tutto il resto è noia. No, il resto è manna dal cielo. Il resto è noia. Ma adesso ti faccio questa domanda. Attenzione. Vedo i commenti che ci sono sotto sono: ha stravolto il gioco del golf. Il gioco del golf non è più lo stesso. Domanda. Quante volte abbiamo già sentito questa cosa? Oh, e spesso. Quante volte con lo stesso identico metodo? Nel senso, grande lavoro sul fisico o grande lavoro sull'incrementare la distanza del colpo, quindi a volte era un lavoro tecnologico, per esempio all'arrivo dei primi Pro V1, diciamo, uno, quindi sì, intorno al 2003, e in quei momenti lì si è sentito dire, ecco, il golf non sarà più lo stesso, dobbiamo fare qualcosa, è qualcosa di negativo, tirano troppo lungo, non va bene, non è più il golf che mi piace. Ultimo che ha fatto questa cosa qua, Tiger. Sì. È stato apertamente criticato quando ha messo in ginocchio la gasta, cioè, tirando su delle linee chiamate Tiger Line, su delle linee di tiro dove gli altri non ci pensavano neanche. Sembrava impossibile. Sì, però tutti quelli che l'hanno fatto prima di Bryson erano più aggraziati, ecco. Secondo me quello che quindi ha stravolto è, sì, è un po' più brutto da vedere. Cioè ha fatto secondo le stesse cose lì, ma è brutto. Povero lui.
cioè non, no, lo so, no, non lo so, chiediamo al nostro pubblico, che non è tantissimo ma femminile, chiediamoglielo. No, glielo vado a dire e dico: ah, Bryson, Gigi Tanto sei brutto. Ma secondo me lui è contento che io pensi che sia brutto, l'importante è che non lo pensino le ragazze, ma questo è un altro paio di maniche. No, la realtà è, secondo me, che l'ha fatto, sì, un po' in maniera strana, cioè Tiger è arrivato ed era già così, ha sempre giocato così. E quindi si è poi però ricostruito un fisico per diventare ancora più, sempre più potente, anche così, tra due giacche verdi ha cambiato due taglie di, esatto, di, però si è spaccato, però non ginocchia, in pochi mesi, non esatto, non così brutalmente, sì, forse anche dato al fatto che comunque avrebbe non dovuto ha avuto il lockdown. Bravo, è quello, non ha avuto, non ha avuto i tre mesi, sai che c'è, non c'ho niente da fare, quasi quasi magno e allora e vado in palestra. Ti butto giù un'altra critica che arriva al buon Bryson, ma sarà tutta farina del suo sacco e del suo cibo o c'è di mezzo sostanze dopanti? Ma guarda, io non c'entro neanche nel merito per due motivi. Uno, perché tanto finché non fa un test e cose che magari anche già fatto, che magari anche già fatto, ma poi nel golf il rischio di prendere qualcosa che ti aiuti da un lato è talmente rischioso che poi ti tolga da un altro, il polpastrello, qui ricordiamoci che questo approcciato e pattato su dei green impossibili come se fosse acquetta fresca, quella roba, bravo, se diventi Ercolino sempre in piedi, infatti, tutto così, dopo il tuo colpo al green parlerei di questa cosa qua. Ci sta, tanto vado a tirare. Gigi, vado io, che qua mi sa che mi tocca fare solo un layup. In questa situazione bisogna cercare di trovare quanto swing hai senza però distruggere la pianta, sennò penalità perché è modificata la posizione della palla. Quindi direi che così può andare bene. Palla là, pedalare, prendere la medicina e che si prova a arrivare in green in tre. Raga, che mano! Bella G. Quindi tornando al discorso, ti direi che il buon Brysone non ha vinto solo perché tirava forte drive, ma ha usato una tattica di gioco che in quel campo, con i rough molto alti, l'entrata ai green molto libera, perché Winged Food è caratterizzato da non avere praticamente difese sull'inizio del green, se non qualche green con dislivello, gli ha permesso di giocare con una tattica perfetta in base a quello che era il suo gioco. Sì. E vai, metticelo. Ricordiamoci che a golf puoi fare tutto lo show che vuoi, tutte le scintille con il drive e con tutti gli altri bastoni, ma la palla deve andare nella buca. E quella parte lì non è che la risolvi, perché per quanto puoi essere bravo a tirare colpi precisi, forti e tutto, non è che imbuchi sempre perché la metti data col colpo al green. Io quindi infatti quella parte lì metterei come esempio di come ha giocato l'ultima buca del torneo. Tanto io tiro, dal raffone non è riuscito a portare la palla sul green, la palla ha preso la discesa e è scesa giù corta, da lì approccio a tirare sulla parte finale del green a prendere la pendenza che gli tornava verso l'asta, che roba, e poi patti imbucato in costa con una sicurezza. Che è vero che aveva colpi di vantaggio finché sono vuoi. Un po' lenti a lasciare il green lì davanti. lenti come, è golf verità. Lenti come il putt che ha tirato in discesa su quei green impossibili. Ma come mai non l'hanno fatto tirare per ultimo? Cosa non ho capito? Perché c'è una, diciamo, non è una regola, però è un usuale. Quando uno dei due è ormai chiaramente vincitore, l'ultimo putt di solito lo si fa tirare a chi vince la gara. Anche se c'è solo la probabilità che imbuchi, perché potrebbe sbagliarlo, comunque si lascia finire il vincitore in modo tale che poi il casino che viene fuori. Non lo so, forse. Non lo so, strano, non so se l'avete visto, però questa cosa mi ha un po' lasciato così, non ho capito. Vabbè. Tra l'altro non pestava neanche la linea. No, facci un colpo alla Bryson DeChambeau. Ferretto 8, 160 metri dall'asta. Sacabomba! I miei ferri vanno solo dritta, come un ago. Vola un po' che appena corta centro, vabbè, green. Vabbè, cioè, vabbè, Gigi. Bene. Poi ti ma chi te li ha affittati? Che secondo me è bravissimo. Sì, te li sei affittati su di te. Esatto, così quando vengo, a lui non funzionano. Li ho affittati su di me, così quando vengo e non ho la sacca posso usare i suoi. Vabbè, andiamo a tirare un patigno.
Ok, dato che siamo lenti e prolissi, intanto facciamo passare anche quelli dietro ancora. Stiamo facendo passare tutti. Io volevo andare a pattare, ma non mi ricordavo che Benny, sai, ha dovuto fare un layup, cioè, e quindi deve ancora tirare. Non considera neanche. Vabbè, e allora ti tirerò questo piccettino da 118 a occhio. Guardatelo qua. Cioè, noi predichiamo, no? Prendete le misure, il laser, il GPS. Solo a occhio, va bene che è il nostro campo, lo conosciamo piuttosto bene, però hai capito. Una specie di colpaccio verso destra. Cioè, no, però solito che ti sei appoggiato. Intanto, ciao ciao, intanto facciamo passare. Beh, insomma, quindi, tirando un po' le somme, ha fatto dividere un pochino i commenti tra quelli che sono, diciamo, a favore di un cambio anche fatto di tiri fisico, più potenti, di fisico, di stravolgere un pochino anche come sono teoricamente stati costruiti i campi. Vero. Quello dello US Open non solo è stato costruito, ma è stato anche preparato per fare una determinata cosa e in qualche modo, se vogliamo, ha fallito. Beh, rispetto allora, alla strategia. Resta il fatto che non ha fallito il campo, perché comunque Brasil ha vinto con meno 6 contro su 4 giri. Meno 1000 che fanno di solito. Quindi il campo ha retto bene. È lui che è stato, secondo me, il migliore a interpretare quel campo, oltre ad avere le possibilità di interpretarlo bene. Posso dire anche una cosa? Ricordiamoci che c'è molta aleatorietà nel golf. Cioè, non è che lui ha preparato a tavolino e ha vinto ed era sicuro di vincere. No. Diciamo che è capitato una serie di fattori per cui la somma delle cose ha fatto sì che lui potesse avere un vantaggio. Poi ho letto, attenzione, ho letto, e questo mi ha lasciato un po' così, perché secondo me, non sono tanto d'accordo, ma il mio pensiero personale, sono stati gli altri a perdere, non lui a vincere. Allora, forse secondo me molti giocatori non si rendono conto di che cosa significa già solo giocare un campo preparato rispetto a quello che siamo abituati a giocare noi. Poi aggiungiamoci un preparato per Major e poi ci aggiungiamo preparato per uno US Open. Cioè, ci sono dei gradini importanti. Il campo è talmente selettivo che anche giocatori assolutamente di non primo, primissimo livello fanno fatica giocarlo come vorrebbero. E quando il campo è preparato così cattivo, basta una giornata dove i colpi non ti escono più che perfetti, non più o meno va bene, no. Se non ti esce una giornata più che perfetta, fai un disastro. E allora qua ti aggiungo un altro pezzettino, che è la parte mentale, secondo me, vai, che Bryson ha azzeccato. Ripeto, secondo me perché scientificamente ci ha ragionato. Lui ha detto, sai che c'è? Per farla facile, gliel'ha detto. Sì, sì, no, ma mi ha chiamato Bryson, mi ha detto: senti Gigi, guarda, io ho pensato, gli do a Badile, dove va e poi ci penso. Però, se ci pensi, cosa succede? Se io sono già preparato per andare in posti dimenticati anche dai manutentori del campo, ok? Quando poi mi trovo lì, dico, sai che c'è, ci avevo già pensato, intanto gli do una roncola, vado verso il green, poi ho le mani buone, faccio approccio e patto, ciao a tutti. Mentre invece quelli che avevano strutturato la loro tattica sul cerco di prendere quante più piste possibili, perché poi dalla pista c'ho soffino e la tiro a inizio green, perché lì si può fare, poi la faccio rotolare. Ti butto lì un nome, qua attenzione, verrò criticato, Tiger Woods. Tiger, ma secondo me un po' tutti hanno adottato la tecnica che teoricamente sulla carta è sempre stata adottata nello US Open. Cioè, Payne Stewart ci ha vinto, insomma, più di uno nello US Open su quello. Super precisione, ipertocco. Molti US Open erano puntati a dover prendere il fairway. Sì. Questo US Open potevi non prenderlo, il fairway. Sì. Però dovevi avere la cavalleria per riuscire a gestire la cosa. Infatti alla fine in alta classifica sono arrivati i pestatori, i bombardieri, fondi, quelli che avevano tanto fisico, tanta forza, tanti metri, tanta possibilità di giocare un bastone anche corto dalla raffa e comunque fargli fare distanza. Sì. I giocatori un po' più gracilini si sono affossati nelle retrovie, perché quel campo non perdona. Esatto, intanto stanno finendo quelli che abbiamo fatto passare per la seconda volta. Noi adesso andiamo a pattare.
io ho un pattino facile facile. No, tu sai qual è la cosa? Tu in costa e no, hai un colpo in più. No, va bene il tuo pattino facile facile, ma te l'ha appena giocato il signore. No, non ci credo, sì, ma ha preso la palla. Ha tirato la tua palla. No, mi sono distratto. È vero, il classo è qua. Niente, andiamo a spiegargli questa cosa. E, insomma, poi noi la gara è seria, quindi io ti devo battere ad armi pari, giuste. E quindi adesso oggi tocca anche a me pattare per primo questo pat per il par dalla, direi, lunga distanza. Per salvare il par siamo più o meno alla stessa distanza, ma tu sei in costa destra-sinistra, io invece sono in salita. Bello, guarda che sta, cioè, sotto pendenza. In costa, allora, questa... destra-sinistra, e quindi l'ho tirata bassa sinistra. Questa cosa di parlare mentre giochiamo, cioè, allora non prendiamo una misura, tiriamo a casaccio. Non disastro. Prendiamo le pendenze. Poi io non ho neanche i miei bastoni, ma... in realtà meglio i tuoi dei miei. Gigi, vabbè, se la comunque metti data, due pat par e hai vinto la buca. Ah, direi così? Che è facile. Ah, mi stai chiamando l'accostino? Assolutamente. Allora. Perché a volte anche la tattica... Com'è questo peso del pat? Leggero. Io ho un pat pesantissimo, il tuo è leggero, il rischio... Noi lo chiamiamo il pacaro rovediniano, cioè quando ti parte fortissima senza un senso. È quello che sto il sperando, pacaro. Guardalo. Poi c'è questa salitona che non hai visto. Ma poi tu che dei lofti hai più loft del putt. E quindi... E invece ti rotola. Perfetta, prende anche un pitch mark. Ah, che peccato. Adesso alziamo. Ha saltato un pochino. Palla data. Però, palla data. Parettino per te. Ah, cioè given? Data? Beh, sì, essendo un match. Par batte bogey. E match, allora, tuo in questa occasione. Voi, cosa ne pensate? Di Bryson DeChambeau o soprattutto del mettere il fisico al servizio del gioco del golf anche a livello di forza bruta? È una cosa positiva, negativa? Vi piace, non vi piace? Insomma, fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ci sta. Dammi. T. Ah, andiamo lì. Ok, vai. Drive for show, putt for money. Noi predichiamo bene, ma azioniamo pessimi proprio. Com'è? Sta già riprendendo? Beh, per chi l'hai preso? Cioè.